il peggior assassino seriale della spagna in tempo di pace questo è stato manuel delgado villegas soprannominato el arropiero un uomo che si dichiarò autore di quarantotto orribili crimini più letale di jack lo squartatore e dello strangolatore di boston Il suo primo avvocato difensore d'ufficio legale catalano Juan Antonio Rocheta Quadras Bordes affermò che se lo avessero rilasciato non ci avrebbe messo molto ad uccidere 4 o 5 persone nel giro di poche ore. Per Rocheta Villegas era come un vulcano sempre pronto a esplodere e questo poteva succedere solo perché gli rifiutavi una sigaretta manuel delgado villegas confessò così tanti crimini alla polizia che gli agenti incaricati del caso credettero di avere a che fare con un mentitore seriale così ridussero i suoi probabili crimini a un elenco di soli ventidue ma alla fine solo otto di questi furono attribuiti a lui Villegas però fornì dettagli così particolari e precisi dei suoi delitti da far pensare al suo avvocato che fosse il più grande assassino della storia. Alcuni di questi omicidi furono commessi al di fuori della Spagna. E l'arropiero deve il suo soprannome al fatto che suo padre vendeva per le strade di Siviglia l'arrope, un dolce fatto con i fichi. Prima era il figlio dell'arropiero, poi da adulto mantenne quel nomignolo. Manuel Delgado Villegas, nato a Siviglia il 25 gennaio del 1943. Sua madre, che all'epoca aveva ventiquattro anni, morì di parto, così lui e la sua unica sorella, Quachina, furono cresciuti dalla nonna. Sebbene andasse a scuola, non sapeva né leggere né scrivere, era dislessico e faticava a parlare a causa della balbuzie. All'età di 18 anni si arruolò volontario nella legione spagnola, un'unità militare scelta dell'esercito fondata nel 1920. Lì imparò delle tecniche di lotta con cui in seguito avrebbe ucciso molte delle sue vittime. Una di queste prevedeva il famigerato colpo del legionario, un'azione violenta fatta con la mano diretta al collo della vittima di turno. Dopo aver disertato intraprese un lungo peregrinare attraverso la Spagna, l'Italia e la Francia, e lasciò il suo cammino disseminato di cadaveri. quel tempo e l'arropiero aveva un aspetto davvero singolare, nonostante non fosse molto alto era corpulento e atletico e portava un inconfondibile baffo in onore del suo attore preferito, il comico messicano Cantinflas. Manuel Delgado Villegas frequentava Antonia Rodriguez, una donna single di trentotto anni molto più grande di lui, e la maltrattava. Un giorno la portò in motocicletta in un luogo solitario in campagna dove fecero sesso. Mosso dall'irrefrenabile impulso che gli fece commettere tanti delitti, avvolse intorno al collo di Antonia le calze che le aveva tolto e la strangolò mentre facevano l'amore. Il primo dei suoi omicidi verificati lo commise quando aveva 22 anni in Catalogna, il 21 gennaio del 1964, sulla spiaggia di Garraf. Si avvicinò a un uomo che dormiva appoggiato a un muro, il cuoco Adolf Folk muntaner di 49 anni, e gli fracassò il cranio con una pietra. Poi gli rubò i soldi, il portafoglio e l'orologio. Da quel momento passarono tre anni prima che Villegas uccidesse ancora. Il suo secondo crimine accertato fu scoperto il 20 giugno 1967, quando il corpo di una studentessa francese di 21 anni, Margaret Hélène Boudry, fu ritrovato a Camplanas, una fattoria a Ibiza. Il suo corpo era completamente nudo e aveva un occhio tumefatto, oltre a lividi e graffi sul collo. Aveva ricevuto una coltellata alla schiena manuel raccontò ai poliziotti di essersi guadagnato la sua fiducia di averle rubato una catenina con una medaglia che portava al collo e di aver abusato di lei una volta morta Ormai l'uomo era in preda a un'incontenibile furia omicida. Un anno dopo fu il turno di Venanzio Hernández Carrasco. L'uomo fu trovato morto nelle acque del fiume Tacuna il 20 luglio del 1968. Era uscito per lavorare in una vigna di sua proprietà sulle rive del fiume quando incontrò Manuel Villegas che gli chiese qualcosa da mangiare. Venanzio rispose che se voleva mangiare doveva lavorare visto che era giovane. Ma quella non era la risposta che Villegas si aspettava. Lo aggredì con violenza per poi gettare il corpo nel fiume. Fino alla confessione del killer tutti credevano che la vittima fosse annegata per sbaglio. Il quarto omicidio fu scoperto a Barcellona nelle prime ore del 5 aprile del 1969 dagli addetti alle pulizie di un negozio di mobili in avenida del Generalissimo. Il proprietario Ramone Strada Saldric fu trovato privo di sensi ma ancora vivo. Morì in seguito all'ospedale clinico. Villegas lo aveva conosciuto in un bar ed erano diventati amici e si vedevano con una certa frequenza nel magazzino di proprietà di Saldric. Sembra che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. In ogni caso Manuel Villegas gli chiese mille pesetas un giorno ed Estrada si rifiutò di dargliele. Il killer lo colpì al collo come era solito fare con le sue vittime, lo finì strangolandolo, poi gli rubò gli anelli, l'orologio e il portafogli. Ormai Villegas poteva stare solo qualche mese senza uccidere. La sua quinta vittima verificata fu una donna di sessantotto anni, Anastasia Borrelia Moreno, una donna minuta e vivace che lavorava nella cucina del bar Iruru a Matarò in Catalogna. Il ventitré novembre 1969 lasciò il bar per far ritorno a casa, ma non la raggiunse mai. Quattro giorni dopo, alcuni bambini che stavano giocando nella galleria dell'arriera sirena circa 300 metri dall'abitazione di Anastasia, trovarono il cadavere. Era coperto di plastica, faccia in su e con i vestiti alzati. Era stata picchiata a morte con un mattone. Villegas spiegò che quel giorno propose alla donna di avere un rapporto sessuale. Quando Anastasia reagì con indignazione e minacciò di avvisare la polizia, lui la uccise e la gettò nel torrente secco. Poi scese per nasconderla sotto un tunnel, ma gli venne in mente di abusare della sua vittima. Questo atto di necrofilia si ripeté ogni notte successiva fino al ritrovamento del cadavere. Passò quasi un anno prima che il serial killer colpisse ancora. Il suo sesto delitto riconosciuto avvenne il 3 dicembre del 1970 e la vittima era un amico di Manuel Villegas. Si chiamava Francisco Marin Ramirez, aveva 24 anni, era di Cordoba e abitava nella stessa strada di Antonia Rodriguez, la fidanzata del criminale. Secondo il racconto dell'assassino i due erano insieme in motocicletta e si fermarono in riva un fiume. Quando il suo amico cominciò a importunarlo, Villegas gli diede il suo famigerato colpo al collo e poi lo gettò in acqua. Da quel momento in poi il serial killer commise così tanti delitti al punto da diventare uno dei primi al mondo per numero di vittime. A San Feliu de Guissols in Catalogna ammise di aver strangolato uno straniero. Ad Alicante uccise una donna con un coltello. A Barcellona strangolò un tizio con un cavo. E a Valencia affogò una donna in una vasca. Alla fine fu arrestato il 18 gennaio del 1971 a Puerto de Santa Maria vicino a Cadice dopo la morte di Antonia Rodriguez. L'omicidio della sua ragazza fu l'ultimo dei suoi misfatti. Durante gli interrogatori però sbalordì i poliziotti con il racconto dei suoi crimini. Il caso fu assegnato a due giovani investigatori. I poliziotti si guadagnarono la fiducia dell'assassino e riuscirono a convincerlo a portarli dove aveva nascosto i cadaveri delle sue vittime. Uno dei dettagli più inquietanti che avrebbero appreso nel corso delle indagini fu la necrofilia di Villegas. L'uomo infatti era solito abusare sessualmente dei cadaveri. Per capire quanto fosse disturbato il killer, uno dei due investigatori raccontò che un giorno mentre erano in macchina andando verso uno dei luoghi dove Villegas aveva ucciso, alla radio dettero la notizia della cattura di un serial killer messicano che era sospettato di aver ucciso 50 persone negli Stati Uniti. Quando sentì quella notizia Villegas chiese ai poliziotti di liberarlo per continuare a uccidere. Non poteva tollerare che un messicano avesse ucciso più di lui. Nei suoi ultimi anni il killer portava una barba folta e capelli lunghi ed era un assiduo frequentatore degli ospedali psichiatrici. Il costante peggioramento della sua malattia rese impossibile qualsiasi interazione razionale con lui. Di fatto per i medici era irrecuperabile. Manuel Delgado Villegas non ha avuto un avvocato difensore fino a sei anni e mezzo dopo il suo arresto. Tra i suoi record c'è la più lunga detenzione preventiva senza protezione legale. È stato inoltre il primo criminale portato in aereo attraverso tutta la Spagna alla ricerca di prove che confermassero i suoi agghiaccianti racconti. Gli esami medici fatti su di lui rilevarono un'anomalia cromosomica chiamata sindrome 47. In pratica aveva un cromosoma Y in più. Questa condizione può essere associata a molti disturbi dello spettro autistico. Per molti anni addirittura si è creduto che le persone affette da questa anomalia avessero una maggiore propensione alla delinquenza, ma le indagini scientifiche recenti hanno smentito questa associazione. Manuel Villegas non è mai stato processato legalmente e quindi non fu mai accusato per nessuno dei suoi crimini. Quando fu accertata la sua grave malattia psichiatrica fu dichiarato privo di responsabilità penale e nel 1978 il Tribunale nazionale ne ordinò l'internamento in un centro psichiatrico. Ha trascorso molto tempo in vari centri e gli ultimi anni della sua vita li passò nell'ospedale psichiatrico di Santa Coloma de Gramanet, vicino a Barcellona, da dove poteva uscire liberamente per una passeggiata. Morì nel 1998 vittima di una malattia polmonare. In quell'ospedale ha vissuto con alti e bassi la sua schizofrenia e come se non bastasse gli fu riscontrato anche un quadro di delirio megalomane e disorientamento spazio temporale, oltre a una forte tendenza all'autismo, una cosa che lo ha isolato sempre più dal mondo che lo circondava. La malattia polmonare che alla fine lo uccise fu dovuta al tabacco poiché trascorse i lunghi anni in prigione fumando una sigaretta dopo l'altra fino a quando non sviluppò una bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Insomma, dietro quello che era stato un semplice venditore ambulante di dolci si nascondeva il più grande assassino seriale della storia della Spagna, almeno negli ultimi decenni. Va anche detto che Manuel Delgado Villegas ha subito abusi fisici e psicologici durante tutta la sua infanzia. A causa della dislessia e della balbuzia, inoltre, lo trattavano come uno sciocco. Il serial killer confessò inizialmente 42 crimini più i due commessi a El Puerto de Santa Maria. Anni dopo, però, ne avrebbe rivelati altri quattro al suo avvocato per un totale di 48. Di questi 22 sono stati indagati e solo 8 verificati. A dire il vero, è impossibile precisare quanti omicidi abbia commesso né quale sia stato il suo itinerario mentre vagava per Spagna, Francia e Italia, sì perché lui è stato ovunque: Catalogna, Madrid, Ibiza, Andalusia, Costa Azzurra, Roma, troppi posti e troppe tentazioni per un serial killer. Secondo la polizia francese sarebbe responsabile dell'uccisione di otto prostitute a Marsiglia. Altri delitti li avrebbe commessi a Roma. Insomma Manuel Villegas era probabilmente quello che gli specialisti del crimine chiamerebbero un serial killer disorganizzato poiché non pianificava i suoi crimini. Infatti erano tutti omicidi casuali e si differenziavano notevolmente l'uno dall'altro, sia nel modus operandi che nella scelta delle vittime. Nel corso di quei sette anni ha assassinato uomini e donne, giovani e vecchi, in vari contesti e con vari metodi, sebbene la brutalità e la crudeltà fossero una costante della sua azione criminale. Cosa pensate di questo caso? È giusto che il killer non sia stato mai processato per i delitti che ha commesso? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti.